credo che quando noi andiamo a farci visitare da un medico, noi esigiamo che egli ci dica tutta la verità. A noi non interesserebbe tanto le cose che vanno bene, quanto le cose che vanno male, perché è lì che dobbiamo agire, è lì che si nasconde il male, è lì che c'è il problema da risolvere. È vero che c'è la tristezza della notizia, il rammarico della notizia, però è anche vero che dovremmo dire grazie a Dio perché mi è stata rivelata, ho potuto vedere, scoprire questa cosa. Credo che invece opportunamente si interverrebbe subito e si cercherebbe subito di fermare questo male, benché anche invisibile agli occhi umani, perché sappiamo che lasciare lì il male è garanzia questa, il tempo non risana nulla, anzi il male si prolifica, il formalismo aumenta. Il sentimento che viene a mancare, quello di vero amore per il Signore, ci porterà a un servizio che prima o poi ci sfianca, ci stanca. E poi diremo, ci sono gli altri, non mi sento, non ce la faccio, non ho le forze. Quando invece l'esame, che questa mattina la parola di Dio ci invita a fare a livello personale, sono di guardare i nostri sentimenti verso il Signore. Con quali sentimenti stiamo vivendo il nostro cristianesimo? Stiamo amando davvero il Signore? Lo amiamo perché qualche volta ci commuoviamo in qualche cantico o quando c'è una presenza del Signore tangibile, particolare? O comunque noi lo amiamo sempre, sempre, dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7. Il nostro cuore è un cuore devoto al Signore, non perché è preso da paura, ma perché ama il Signore. Se non siamo animati da questo amore, se manca questo amore, allora tutto quello che faremo risulterà fatto male. Risulterà mancante della parte essenziale che il Signore vuole che invece noi manifestiamo. Ma una diagnosi su cui riflettere e su cui possiamo prendere una posizione. Ma Gesù presenta la verità: questa è la tua condizione. Ma io ti dico, se tu ti ravvedi, se tu ritorni a me, se tu ti rialzi da quella caduta, io ti benedirò, io ti darò di nuovo la gioia della salvezza, ti darò l'entusiasmo, ti farò rivivere i momenti del primo amore.